TG Tech. TG Tech. L'informazione dal mondo dei videogiochi e della tecnologia. In collaborazione con italiatopgames.it. Ciao amici di Simply Radio e bentornati al TG Tech. Ogni giovedì alle 17, grazie alla collaborazione di italiatopgames.it, ecco a voi le tre notizie più calde della settimana dal mondo dei videogiochi e della tecnologia. E alla fine un super contest che vi fa vincere fantastici premi. Questa settimana si vince Space Hulk Deathwing per PlayStation 4, sparatutto in prima persona basato sulla celebre saga di Games Workshop, Warhammer 40.000. Nei panni di un potente Space Marine combatterete la battaglia contro gli alieni Genstealer nei claustrofobici tunnel di un relitto di una nave spaziale. Per scoprire in anticipo la domanda che faremo fra poco, correte sulla home page di italiatopgames.it e poi veloci a rispondere correttamente al momento giusto. Ma ora iniziamo con la posizione numero 3 del TG Tech. In terza posizione c'è FIFA 18 World Cup. Finalmente è arrivato il contenuto aggiuntivo gratuito per il calcio di EA Sports, dedicato ai mondiali 2018 di Russia, con tutti gli stadi e l'atmosfera dell'attesissimo evento calcistico. E soltanto in FIFA 18 World Cup si potranno giocare i mondiali anche con l'Italia. Magra consolazione, ma sempre meglio di niente. In seconda posizione c'è invece Team Sonic Racing. Con un breve trailer, Sega ha annunciato il nuovo gioco di corse con protagonista Sonic in compagnia dei suoi amici ed anche dei suoi nemici. In arrivo questo inverno su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e su PC, ne vedremo sicuramente di più al prossimo E3 di Los Angeles. Ed in prima posizione infine c'è Fallout 76. Anche in questo caso Bethesda ha utilizzato un brevissimo teaser trailer per annunciare un nuovo capitolo della mitissima serie di giochi di ruolo ambientata in un futuro post-atomico. Anche in questo caso l'appuntamento per saperne di più è alle 3 di Los Angeles a giugno. Da Fabrizio Tropeano di ItaliaTopGames.it per oggi è tutto.